Eccoci qui come sempre puntuali, terzo tempo live per parlare diffusamente del Pescara, del campionato di Serie B ma anche di Serie C e di Serie D, le 20 e 10 minuti. Buonasera ad Aldo Fattore, buonasera Aldo. A lei, signor Fattore. Mi dai del lei, magari del voi. No, del lei. Grazie Aldo per buonasera, aver accettato il nostro invito. Grazie a Fabio Ferraresi, ex calciatore del Pescara, allenatore della Juniores Nazionale del Francavilla, reduce da un colpo esterno in quel di Avezzano a Civitella Roveto. Grazie a voi, buonasera. Sì, abbiamo vinto 1-0, bella vittoria, importante. Bella vittoria, e tra l'altro insomma siete in piena zona playoff. Sì, questa vittoria, come primo anno, non c'è male insomma. Questa vittoria ci rilancia in pieno nella corsa playoff, e come primo anno non è male perché siamo partiti molto in ritardo. Tra l'altro un girone, una classifica guidata dal San Nicolò, c'è un testa a testa con il Pineto, la prossima settimana ci sarà proprio il confronto diretto al Besso di San Nicolò a Torino. Ma parliamo del Pescara, questo 0-0, il secondo stagionale per i biancazzurri dopo 5 mesi quasi, il 23 settembre lo stesso risultato a Cremona. Come ti ha lasciato questo 0-0? Ma guarda, io oggi devo dire non molto soddisfatto. No, non mi è piaciuta la partita, meno male che avevo fatto il riposino pomeridiano, se no mi sarei addormentato. Nel primo tempo ho visto una squadra, una partita fisica più che altro, senza quasi, c'è stata una gran parata di Fiorillo proprio all'inizio, sì, che lì poteva essere sorpreso perché ha freddo. Dopodiché Lentella non è stato, è stato pericoloso continuo da lontano, dove sì, è stato veramente con bravo Aramu, Aramu. Sì, Aramu, che il mediano, a Campora e che ha preso anche a scheggiare la traversa, sì. Per il resto un pareggio che nulla toglie dalla classifica, importante. Quindi un pari insipido. Sì, non ha detto niente, non mi è piaciuta la partita. Non mi è piaciuto l'arbitro, sì, perché ha usato i cartellini. Rapuano di Rimini, ha usato i cartellini, secondo me ha fatto diversi errori. E poi il rigore clamoroso negato. Secondo me il rigore c'erano gli estremi per darlo. Molto probabilmente, visto l'aurea mediocritas della partita, non se l'è sentita di dare rigore, ha detto è meglio che finisca. Eppure ha fischiato tutto questo ed era lì vicino. Sì, era lì vicino e ha fischiato tutto, non ha lasciato passare nulla. È una partita nulla che ha confermato che tutto è fuorché una squadra di Zeman, anzi adesso è diventata una squadra sparagnina. Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro Fabio, sì, questa è un po' la novità, no? Nelle ultime partite, nelle ultime due partite il Pescara ha chiuso a doppia mandata, o meglio Fiorillo, la sua porta, però fatica a trovare la via del gol. Soltanto due reti nelle ultime cinque partite. Sì, io guarderei il bicchiere mezzo pieno, considerato che, come abbiamo detto, l'allenatore è Zeman, quindi già fare la fase difensiva in questo modo può lasciar ben sperare per un finale di stagione importante, considerato anche alla luce pure della partita precedente, dove comunque il Pescara ha creato diverse occasioni da gol. Certo. È vero che ha fatto solo il gol su punizione con Brugman, però Era una partita in cui meritava di disegnare, secondo me, altri gol. Quindi lasciamo perdere questa parentesi di oggi, dove magari non sono riusciti ad attaccare bene la profondità come piace al mister, ma ricordiamoci pure che di fronte c'era un avversario che sì, non fa giocare molto bene la squadra con cui gioca, quindi diamo merito pure a Lentella che sicuramente ha fatto una fase difensiva importante. Assolutamente. Comunque Fabio, sì, una volta che hanno due volte cercato la profondità con Yamda, sì, la seconda volta poteva far gol addirittura. Assolutamente. Sul lancio di Carraro, che Yamga ha avuto due clamorose opportunità per sbloccare il punteggio. Sono i famosi, certo, tagli. E infatti sono stati gli unici due pericoli che assolutamente. Comunque recriminazioni fondate, perché pieno recupero c'è stato questo fallo evidente di Lamantia su Bonino in area di rigore ligure. Bonino era subentrato a pettinare l'episodio al 92esimo di questa gara. Purtroppo non ve lo possiamo riproporre perché nelle immagini che ci mandano, che ci inviano, manca proprio questo episodio a conti fatti decisivo. Però diamo uno sguardo al quadro completo dei risultati, ricordando che il Teramo ha ottenuto un preziosissimo pareggio 1-1 sul campo della Feral Pisalò in Serie C, 1-1, tra l'altro in 10 uomini, espulso Varas, un'espulsione inspiegabile, poi capiremo anche attraverso il servizio del nostro Enrico Giancarli. Era passata in vantaggio la Feral Pisalò con Guerra, il capocannoniere del girone, 14 centri in questa stagione, il pari di Fratangelo all'80esimo. In realtà c'è stata la deviazione decisiva
sportiva su una grande iniziativa personale, dobbiamo dire, di Fratangelo, subentrato in corso d'opera, la deviazione di Martin, ex giocatore del Pescara, proprio nella stagione di Zeman 2011-2012. Punto di grandissima importanza, punto principalmente di inestimabile valore, sono d'accordo. In Serie D purtroppo sconfitta interna per il San Nicolò, si è giocato all'ex Castrum di Giulianova, San Nicolò 2, Campobasso 4, San Nicolò che era in vantaggio per 2-1, poi è successo tutto in pochi minuti, vedremo anche in questo caso gli highlights più importanti di questa gara. Allora, il quadro completo dei risultati del campionato di Serie B, tra l'altro l'Empoli non si ferma più, sesta vittoria consecutiva per la squadra di Andrea Zoli che ha sostituito Vincenzo Vivarini, Brescia Ternana si giocherà domani alle 17.30, Frosinone Ascoli sempre domani alle 15, sono i due posticipi della 26esima giornata. A Cesena, Cittadella batte Cesena 1-0, l'ottava vittoria esterna per la squadra di Venturato. A Cremona, giocata ieri, Bari batte Cremonese 1-0, ha deciso Delia nel secondo tempo. Empoli batte Parma 4-0, in crisi il Parma, tre sconfitte nelle ultime 5 partite, sì, doppietta di Alfredo Donnarumma, ex Teramo ma anche ex Pescara, perché era del Pescara poi girato al Teramo. Tra l'altro questo è il terzo 4-0 dell'Empoli nelle ultime 4 partite, cioè sta facendo cose eccezionali. 4-0 col Palermo e 4-0 oggi col Parma. Entella Pescara 0-0, Foggia batte Carpi 3-0, quarta vittoria consecutiva. Mi permetti di dire una cosa sul Foggia? Come no? Bah, mi fa molto piacere perché questa giocava, non giocava male ma non faceva punti. Assolutamente. Ha fatto una campagna acquisti veramente importante e adesso è, dopo l'Empoli, la squadra che ha fatto più punti, ha fatto 12 punti in 5 partite. Quando il mercato di gennaio può spostare gli equilibri. Ma ha preso questo giocatore, Kragl, tedesco. E anche oggi gol della sì. Sky, il gol più bello, una punizione da 20 metri fuori dell'area, una botta all'angolino, gran sinistro. Non so se l'hai visto. Sì, sì, come no, gran sinistro, doppietta per Kragl. 4 gol in 3 sì, partite. Assolutamente. Allora, scusa se ti ho interrotto. No, hai fatto benissimo, anche perché bisogna commentare le gesta degli interpreti, degli attori. Kragl è un giocatore importante di qualità che è andato ad innervare il reparto offensivo del Foggia. Stavo dicendo, Foggia batte Carpi 3-0, quarta vittoria consecutiva per l'11 Giovanni Stroppa. Novara Spezia 1-1, Perugia batte Palermo 1-0, si apre in modo indiscutibile la crisi del Palermo, terza sconfitta consecutiva. Vanno in ritiro a Coccaglio, sì, vicino a sì, Brescia, però oggi non meritavano di perdere. Non meritavano di perdere, però chissà, insomma, a questo punto è anche sulla graticola Tedino, credo, Insomma, conoscendo Zamparini. Chissà se questa decisione di mandare in ritiro la squadra possa preludere al cambio dell'allenatore. Perugia batte Palermo 1-0, Venezia batte Avellino 3-1, Salernitana Provercelli 0-0. Massimo, la classifica. Scusa, Venezia. Sì. Il secondo gol del Venezia è fallo. Sì, purtroppo non abbiamo l'immagine. Ah, non l'hai visto? Domizia, no. Fatto. Domizia, classe 80. 38 anni. 38 ha fatto anni. Gol, ma secondo me il gol era da annullare. 38 anni Domizzi, 38 anni quasi Campagnaro, che oggi ha giocato una buonissima del partita, campionato. Però Ferraresi si è messo a allenare ieri. A 30, quasi 39 anni, ancora non li compi mi pare. No, io veramente è il quinto anno che ho smesso di giocare. Lo so, perciò dico. Però adesso mi diletto con te quando giochiamo alla zampa corta. Comunque Fabio. Ha sempre grande qualità Fabio. Fabio, pensa quanto il livello è basso. Brienza, fanno ancora la differenza. È vero. È bello il campionato di Serie B, sì, perché non ci sono partite facili, però guarda il livello. Franco Brienza, un altro giocatore che insomma ieri sera è entrato lui, tutt'altro che verde, ha 39 anni, li sta per compiere, classe 79. Vediamo la classifica, naturalmente è comandata dall'Empoli, la prima volta in splendida solitudine, se non vado errato, se non ricordo male. Vediamo l'Empoli in testa, sì, con 49 punti, in attesa naturalmente del posticipo del Frosinone che affronterà l'Ascoli. Frosinone 46, Palermo 43, Cittadella e Bari 41, Venezia 39, Cremonese e Parma 37, e qui si chiude la griglia playoff. Spezia e Carpi 36, Pescara 35, il Pescara rimane sempre a 2 punti dai playoff, poi Perugia e Foggia 34, Novara e Salernitana 31, Avellino 30, Entella e Cesena 28, Brescia 27, siamo nei playout, Provercelli 26, Ascoli 23 e Ternana 22 punti. Si è assottigliato il vantaggio sui playout, adesso sono
I punti sono... No, sono sempre 7. Sono sempre 7. 7 punti di vantaggio sui play-out da parte del Pescara. Comunque massimo malatempora per gli allenatori abruzzesi. Pare che da Versa oggi il direttore del Parma ha sparato a zero. Sì. Ha detto chiediamo scuse ai tifosi. Momento difficile. Ma guarda, con quell'organico come fanno? Certo, hai visto che organico certo. C'hanno? Questi qui hanno preso anche Ciciretti. Come no? Un organico sontuoso. C'eravolo e c'ha 37 punti, quindi... Certo, certo. Invece per quanto riguarda il Pescara, Fabio, lo possiamo dire, insomma, manca la qualità soprattutto in attacco, no? Perché poi è chiaro che si chiede molto a questa squadra perché c'è Zeman in panchina, ma Zeman non può fare miracoli. Ma io sento tante critiche intorno all'allenatore, però non mi sento di appoggiarle perché... Al di là della stima che nutro verso di lui, perché l'ho avuto ad Avellino. L'ho avuto e conosco il valore innanzitutto umano e poi anche tecnico. Questa non è una squadra allestita per il suo gioco, obiettivamente. Certo. Mancano gli esterni che vanno senza palla, manca una mezzala di qualità che si inserisce. Infatti si gioca Brugman perché secondo me lui è stato costretto a metterlo là. Mancano difensori che comunque attacchino il portatore di palla in avanti e quindi di conseguenza diventa difficile attuare i suoi dettami. Assolutamente. Diciamo però, che la coperta è sempre corta, no? Perché adesso ti stai difendendo meglio, però fai fatica a trovare la via del gol. Considerato che Pettinari ha fatto un sacco di gol, certo, che non erano in preventivo, quindi merito sicuramente dell'allenatore che gli ha trovato, gli ha stimolato le corde giuste. Ma io sono convinto che nonostante tutto, adesso abbiamo due partite in casa in cui, certo, se dovessimo raccogliere il massimo potremmo rientrare prepotentemente a dire la nostra. Perché... Infatti adesso ci sono 4 scontri diretti, 2 in casa nel breve volgere di 3 giorni, perché sabato ci sarà Pescara-Cremonese, poi Pescara-Carpi martedì 27 febbraio nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B, poi trasferta di Cittadella e di nuovo in casa la settimana successiva col Parma, quindi 3 partite su 4 in casa, momento secondo me decisivo. Momento decisivo. Comunque sì, io dico che Pescara può arrivare ai play-off anche giusto perché ce l'ha come punto di arrivo, no? Sì. Però onestamente anche con questa squadra, anche arrivando ai playoff, non credo che possa fare tanto perché manca la qualità. Zeman fa i miracoli, però li devi dare giovani di qualità. Certo, invece qui insomma, ecco, l'unico giocatore che si erge, si vede nettamente soprattutto è Brugman. Sì. Beh, si vede, però un po' che predica nel deserto. Pettinari oggi per esempio ormai bisogna dargli la palla. Ma meno male che inizialmente ha riuscito a fare quei gol, ma è una squadra che veramente, ecco, ci trova, anche perché gli altri vanno piano, Sì, sì, questo però, è... però credo che più di quello non possa fare, ecco, arrivare ai playoff sarebbe proprio il massimo. Attacco sterile, dicevamo prima del servizio, Pettinari tra l'altro a digiuno dallo scorso 8 dicembre, la trasferta di Cesena, sono trascorse 8 partite, perché poi c'è stata la sosta, 8 partite, 0 gol per Pettinari che ne aveva segnato uno contro la Salernitana, poi forse a torto, non convalidato dall'arbitro di quella partita. Allora, era regolare quello. Sì, gol. Probabilmente era regolare. Allora facciamo così, intanto prima del servizio la sintesi delle azioni più diciamo importanti di questa gara, anche se insomma è stato un pareggio nella noia, diciamola tutta, vediamo un po' le due formazioni, i due schieramenti, perché nel Pescara per esempio l'unica novità rispetto all'11 sceso in campo contro la Salernitana è stata rappresentata dall'impiego dal primo minuto di Campagnaro, che tra l'altro ha disputato una partita, sì, secondo non, me non esemplare. Non l'ho capito però questo. Però Campagnaro ha giocato molto sì. bene. Sì, però dato che aveva giocato bene sì, il Gravion in Gravion, panchina, però è giovane, voglio dire, giovane. Ha fatto una partita, non è sì, che... sì, sì, sì. Perrotta tra l'altro ha già disputato, è stato insomma titolare inamovibile fino a questo momento nel pacchetto arretrato, è stato confermato al suo fianco Campagnaro, Fiorillo tre pali, Balzano e Mazzotta esterni, Carraro, Balzani e Brugman a centrocampo, Yamga, Pettinari e Mancuso tridente d'attacco. Vediamo invece Lentella di Aglietti, che ha cambiato sistema di gioco
gioco dall'ultima partita, quella vinta in modo piuttosto fortunoso a Terni sabato scorso, 5 legni della Ternana, nei minuti finali all'86esimo il blitz firmato dalla Mantia. C'è la novità, in realtà la sorpresa, in attacco non De Luca dal primo minuto ma Aramu, che è più un trequartista, però ha giocato effettivamente, è andato ad affiancare la Mantia in attacco. Aramu ha un gran sinistro, scuola Toro, classe 95, dal suo piede sono arrivati i maggiori pericoli, le maggiori insidie per la porta difesa da Fiorillo. E poi a centrocampo Ardizzone ha preso il posto di Eramo, che è entrato nel secondo tempo. Belli e Aligi, Aligi una novità nel calcio italiano, ex Kaiserslautern, albanese, convocato spesso da De Biasi nella sua nazionale qualche tempo fa. De Biasi non è più l'allenatore della nazionale albanese, ne ha parlato molto bene. Poi tre centrali, De Santis, Benedetti e Cremonesi, con Iacobucci, Pescarese Doc, che però non ha mai indossato la maglia del Pescara, tra i pali della porta dell'Entella, classe 91. Allora possono partire le immagini, o meglio il servizio, su questa partita 0-0 allo stadio comunale di Chiavari. Oggi durante la partita detto Pandan col grigio pomeriggio di Chiavari, non esattamente una partita da tramandare ai posteri, finisce 0-0 il secondo stagionale dopo quello di 5 mesi fa conquistato a Cremona. Campagnaro è la novità sostanziale dell'11 scelto da Zeman, panchina per Gravion, nell'Entella 3-5-2, Aramu preferito a De Luca, affianca in attacco la Mantia, partita da subito molto fisica, liguri pericolosi con Mattia Aramu, sinistro Fiorillo è attento. Risponde Brugman sul calcio franco, la posizione è invidiabile, pallone alto di un soffio, finale di frazione più vivace sugli sviluppi di una rimessa laterale, sponda di Lamantia per l'inserimento di Crimi che calcia all'angolino, l'estremo biancazzurro si distende, sventa versante opposto, Brugman ispira Yamga che arma il destro provvidenziale, la scivolata di Cremonesi, allo scadere da fuori Carraro, incrocio lambito, ripresa Aramu dai 25 metri sul calcio di punizione insidioso, sempre vigile Vincenzo Fiorillo, al nono limpida chance per i biancazzurri, Carraro illumina tutto solo, Yamga buca di testa in modo clamoroso. 19esimo, la Mantia apparecchia per il mancino di Mattia Aramu, classe 95, scuola Toro, Fiorillo non si fa sorprendere. Subito dopo, altro piazzato del solito Aramu, incrocio scheggiato. Nella ripresa meglio l'Entella, ma a recriminare purtroppo senza immagini è il Pescara. In pieno recupero, rigore solare su Budino, fallo di Lamantia, Rapuano di Rimini lascia proseguire tra le motivatissime rimostranze biancazzurre. Finisce così 0-0, è mancato sì un pizzico di coraggio, ma senza qualità, soprattutto in attacco, solo 2 gol nelle ultime 5, davvero difficile chiedere di più. E insomma il film della partita 20-27, torniamo in diretta da studio con Aldo Fattore e Fabio Ferraresi, ma diamo la possibilità al primo telespettatore di intervenire. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Sì, prego. Sono Vincenzo. Salve Vincenzo. Allora, innanzitutto devo dirti Massimo che ti ringrazio per la possibilità a noi di Così Pescara di intervenire, perché la nostra, anche se diciamo fino a se stesso. Sì, io sinceramente ho capito poco perché forse è un po' disturbata la linea. Pensa io. Potresti ripetere perché non abbiamo capito ho bene. Detto, ti ringrazio per la possibilità a noi di Così Pescara di intervenire. Anche se purtroppo fino a se stesso, perché per bene Pescara non possiamo fare che dire la nostra, ma purtroppo qua andiamo avanti in una noia assoluta. Questo è Pescara, io riassumo Pescara, veramente noioso vedere le partite di Pescara. Non so se sei d'accordo. Beh, sono d'accordo, in linea con il valore dell'organico. Né più né meno, Esatto, e vengo al dunque. Vengo al dunque, non sono d'accordo con il giovane allenatore, non ricordo il nome, scusa. Beh, Fabio Ferraresi, ex calciatore del Pescara, sì, tra perché, le tante squadre. Sì, perché vabbè, Ferraresi, perché comunque Zeman ha traghettato il Pescara dalla Serie A alla Serie B, no? Ha avuto tutto il tempo, ha fatto tutto il giro d'andata,
adesso quasi non so quante partite mancano, e continuiamo con questo Zeman che sinceramente non ha dato un gioco, non ha dato nulla a questa squadra. Se la squadra rispecchia l'allenatore, secondo me ci sono tanti allenatori capaci, tipo Vivarini, che potrebbero tranquillamente prendere in mano questa squadra e dare una svolta. Beh, adesso è impossibile perché Vivarini è stato esonerato, quindi non... Vabbè, per dirne uno, l'ex Cittadella, non mi ricordo il nome, quello che... Cioè, quindi, secondo lei, insomma, io ho detto una cosa diversa dalla sua premessa, secondo me l'organico non è di qualità eccelsa, quindi il Pescara sta facendo il suo, mentre secondo lei il valore è nettamente superiore alla classifica, alla posizione di classifica che occupa? Cioè, spieghiamoci meglio. Sono d'accordo con te, posso dare del tuo, sì. Sì, come no? Sono d'accordo con te che l'organico, la qualità non c'è, purtroppo. Però le colpe sono dell'allenatore. Mi dispiace. E quali sarebbero le colpe? Cioè, se l'organico è questo... Io non ho mai visto un gioco, non ho mai visto il gioco di Zeman, non ho mai visto un 4-3-3, non ho mai visto la profondità, non ho mai... Vedo una squadra scolastica, veramente scolastica. Giochiamo al ritroso, siamo lenti, sempre secondi sul pallone. A parte le come dire, se il giocatore sbaglia ci può stare, anche un calcio di rigore si può sbagliare, non è quello, ma proprio non ci sono le caratteristiche di quello che ci ha fatto vedere Zeman, generalmente. Quindi secondo me bisognerebbe svoltare con un altro allenatore. Ho capito. Per me, no, mi scuso. No, per carità, beh, è un parere legittimo. Zeman, come il signor Ferraresi ha detto che è una persona in gamba, sono sicuro, però che sia una persona in gamba da rispettare, però sinceramente ha fatto il suo tempo, per me ha fatto il suo tempo. Poi mi dice perché Capone non possa giocare neanche 10 minuti, uno scampolo di partita, non si fanno sostituzioni a dovere, se si salve a zero, se si perde, non si interviene in corso d'opera, cioè, ma l'allenatore chi sta a fare? Solo lì beh, comunque... a guardare la partita, ma se la guarda. No, ho capito, però... No, però ha fatto due sostituzioni, non tre. Avrebbe dovuto fare tutte e tre le sostituzioni. Cioè, qual è il punto? Io non ho capito bene. Il punto è che se un Mancuso gioca male, perché Capone fa la panchina? Questa sarà una scelta tecnica, io non lo so. Cioè, è quasi capocannoniere. Dopo che tira è quello che ha fatto più gol, eppure non gioca. Cioè, abbiamo mandato via Gans e siamo senza attaccanti. Chi l'ha mandato via Gans? Perché non piaceva Zeman. Quindi Zeman ce l'ha le coppie. Scusa, signor Ferraresi. Con tutto il rispetto parlando, ma l'opinione tua è rispettabilissima. Io ho semplicemente detto che secondo me non è una squadra adatta al suo tipo di gioco, e chiaramente fare le nozze con i funghi inizia a essere un po' complicato per chiunque, però va bene pure quello che pensi te, ci mancherebbe altro. Io non sono sicuramente il Vangelo. Però aggiungo una grazie per questo intervento. Volevo Aldo. Aggiungere una cosa, che secondo me, anche se con un altro allenatore, anche se non ci fosse stato Zeman, un altro allenatore, l'organico e il livello, i punti in classifica sono questi qui. Sì, non credo che con un altro allenatore Pescara, con questo organico... Secondo me avrebbe fatto peggio. Ma questa è la mia nella peggiore delle ipotesi era più o meno lo stesso livello. È una squadra da metà classifica che forse può aspirare a arrivare tra le prime otto, ma io guardavo l'organico levando il Cittadella, che è la vera sorpresa. Se uno prende gli organici dell'Empoli, della Frosinone, del Palermo, sono tutti nettamente superiori. Poi prendi, per non parlare del Parma, poi Bari. E ma quindi, soprattutto se prendiamo in esame gli attacchi delle altre squadre, allo stesso organico della Cremonese non c'è partita. La Cremonese c'è un organico, mette paura, assolutamente. Quindi bisogna onestamente ragionare freddamente e conoscere molto. Sì, poi si può anche discutere su una sostituzione, per carità, può avere anche ragione il telespettatore del quale non ricordo il nome. Si può discutere una sostituzione, magari forse meglio Capone di Baez, cioè queste sono. Poi voglio dire, discussioni che si possono fare, però se si riferiscono alle scelte di un giocatore che avrebbe potuto giocare anziché un altro. Cioè, però nel complesso la squadra è questa, o no? Certo, ma levi uno, esce Mancuso, entra Baez. Più questo è il livello, non credo che Zeman stia sbagliando tenendo in panchina altri giocatori. Si parlava di Gans, ma evidentemente Gans non rispondeva per niente. Cioè, non mi pare che stia giocando neanche ad Ascoli. Allora facciamo così, andiamo al telefono e poi sentiremo Leone a fine partita, intervistato dal nostro inviato Paolo Durante. Pronto Rete 8 Sport?
Ciao Massimo, sono Luigi D'Alessano. Ciao Luigi. Un saluto a tutti quanti. Niente, io non riesco a capire. È vero che il calcio è bello perché è vario, no? E allora uno dice, ognuno ha le sue opinioni e le esprime. Sì. Ma come si fa a dare colpi a Zeman con una squadra così poco qualitativa? Certo. Cioè, io la telefonata di prima non l'ho capita, per esempio, no? Questo dice prima che la squadra non è qualitativa, però la colpa è dell'allenatore. Infatti. Non l'ho capito. No, però questo non c'entra, per carità, ognuno ha il suo certo. Io penso che Zeman sta facendo quello che può fare, tanto è vero che lui si è messo in difesa per non prendere gol, per fare qualche punto e per riuscire a fare qualche punto per raggiungere i playoff, perché se raggiungi i playoff, scusate se ve lo dico, ma è un miracolo. Sì. Cioè, guardate la Serie B, guardate le squadre della Serie B. Guardate il Parma, guardate il Palermo, certo. Guardate il Empoli, guardate il Pescara, Carraro primavera, Capone primavera, Campagnaro con tutto il rispetto è rientrato da due partite ma c'ha 39 anni, Perrotta l'anno scorso non giocava neanche a Teramo, forse sto sbagliando, non lo so. No vabbè, l'anno scorso ha giocato tante partite nell'Avellino, circa 24-25 in Serie ma B. Ma per carità, però io me lo ricordo a Teramo non giocava, quindi giocava poco, no? Quindi io non lo so, io perché si deve partire sempre per partito preso questo Zeman è un allenatore che sta facendo un miracolo. Mi chiedo scusa. No, assolutamente, per carità. Tutte sì. Le opinioni sono rispettabilissime. Io ti ringrazio Luigi, vero? Sì. Grazie Luigi che ci dai sempre fiducia da Avezzano, grazie a Luigi, noi dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, poi ascolteremo il DS Luca Leone a fine partita a caldo intervistato dal nostro Paolo Duranti, a tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta da studio con Aldo Fattore e Fabio Ferraresi, stiamo commentando questo 0-0 insipido sul campo dell'Entella, poche emozioni nel finale, in pieno recupero il rigore solare negato al Pescara a fallo di Lamantia su Bonino che era entrato da qualche minuto, da circa 15 minuti al posto di Pettinari, ma andiamo prima al telefono e poi ascolteremo Luca Leone. Pronto Rete 8 Sport? Massimo, buonasera. Buonasera. Sono Stefano da Pescara. Ciao Stefano. Io le partite non le commento più, tanto ormai sono tutte uguali. Ribadisco invece il mio punto di vista. Qual è il progetto tecnico? Zeman rimarrà l'anno prossimo o non rimarrà? Secondo me no. Con tutti questi ragazzi che devono ancora maturare, e noi purtroppo siamo diventati ormai, secondo me abbiamo toccato il fondo, stiamo valorizzando solo i giovani degli altri. Poi non capisco, ci sono dei ragazzi che secondo me saranno pronti tra qualche anno, ma oggi secondo me per la Serie B è anche troppo, ma non capisco perché anche lo stesso Zeman li fa giocare titolari. A chi forse, ti riferisci, Stefano? A chi ti anche riferisci? A Yamga, anche scusa se lo pronuncio male. No, Yamga. Sì, sì. Yamga. Cioè, secondo me non è pronto per giocare in Serie B. Un'altra persona oggi avrebbe fatto gol in quell'occasione che ha avuto. Sì. Ha perso forse un minuto per stoppare il pallone e per entrare in aria, ma ripeto, senza accusare nessuno, perché insomma sono giovani e sono ragazzi, ma siamo caduti proprio in basso, siamo una squadra che valorizza i giocatori degli altri e secondo me c'è qualche procuratore che decide più del presidente, perché non si spiega come mai da noi giocano ragazzi che non sono pronti, anche lo stesso Koulibaly tante volte non è stato all'altezza, ma non voglio fare nome dei giocatori, Massimo. Sì. Parlo del sistema. Siamo diventati una piazza per gli altri. Perché? Perché non abbiamo una società all'altezza di dare una linea. La benzina sta finendo, Massimo. Io non lo so l'anno prossimo come faremo il campionato. Dovremo riprendere 10 undicesimi nuovi. Ci sarà Fiorillo, che sarà la bandiera del Pescara, e poi ci saranno 8-9 giocatori tutti nuovi. E l'anno prossimo siamo punto a capo, a valorizzare i giocatori degli altri. Tanti anni non abbiamo vinto i campionati, ma avevamo giocatori che avevano calcato questi campionati per anni anche in altre squadre. Uh-huh. Cioè, mi sembra veramente... ci sono squadre che hanno
piazze molto molto diverse da quelle di Pescara, ma che hanno delle rose migliori delle nostre, perché investono. Certo. Tutto qui. Perfetto, grazie Stefano, sempre molto chiaro. Stefano in sostanza dice il progetto tecnico non è chiaro, qual è il vostro punto di vista? Fin dall'inizio non era chiaro, innanzitutto siamo partiti con una rosa enorme, e già non entra però lui ha giocato, tu hai giocato con Zeman vuole delle rose principalmente basate sui giovani, con gente che ha fame e principalmente che abbiano qualità. Certo. Invece si è trovato con tante gente che aveva i contratti biennali a scadere. Sì, ci sono state delle difficoltà, questo è il dubbio. Siamo partiti con tanti interrogativi. Certo. E il campionato fino a dicembre sempre con tanti interrogativi. Ecco perché, ecco perché non si poteva e non si può alzare l'asticella. Ma è chiaro, signori miei, oggi il presidente, io adesso spezzo una lancia a favore di Sebastiani, che Dio ce lo conservi, perché oggi trovare un presidente non è facile. Lui sta tenendo i conti a posto, ma sta facendo proprio di necessità virtù. Quindi questo è, non è che Sebastiani è uno che può spendere scialacquare, è uno che deve stare attento al bilancio e quindi fa un po' i salti mortali. Però grazie a lui la squadra fa dei discreti campionati di Serie B. Se poi bisogna andare in A, allora bisogna mettere mano al portafoglio. Certo. E allora facciamo un altro discorso. Fabio, qual è il tuo punto di vista prima di sentire un altro amico al telefono? Aldo mi ha anticipato, io la penso esattamente come lui. E purtroppo avevamo il fardello di tanti giocatori presi l'anno scorso per provare a salvarci in Serie A, che quest'estate è stato difficile piazzare perché comunque non abbiamo fatto bene e avevano dei contratti onerosi. E poi io girerei la domanda al contrario, se non ci fosse Daniele Sebastiani, chi farebbe presidente a Pescara? Questo è anche vero. E quindi bisogna dargli atto che negli ultimi anni, tra mille difficoltà, è riuscito sempre ad allestire delle rose importanti, perdendo una finale playoff, andando due volte in Serie A. È chiaro che poi quando un ragazzo, spesso anche del settore giovanile nostro, esce fuori, lui deve monetizzare, perché deve capitalizzare per rifare l'annata o per pagare comunque gli stipendi e tutto quello che comporta una rosa importante per fare un campionato di Serie B. Quindi io penso che sia normale che una squadra come il Pescara debba attingere a delle primavere di primo livello come Milan, Atalanta, a Roma, Juve e quant'altro. E poi, è un po' quello che ha fatto negli ultimi anni il Crotone. Certo, no? Se poi chiaramente riuscisse a valorizzare uno o due pedine del settore ogni anno, quello sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non è che escono sempre dei ragazzi, non è semplice. Assolutamente. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. È caduta la telefonata, però possiamo ascoltare nel frattempo Luca Leone a fine partita al microfono di Paolo Durante. Sentiamo il DS Biancazzurro. Sicuramente si poteva fare di più, però per quello che si è visto in campo, secondo me è il risultato giusto. Veri e propri tiri in porta non ci sono stati, anche se ha avuto delle buone occasioni con Yamga su punizione con Brugman, con Carraro. Sì, ma questo è un campo difficile, anche perché questo sintetico è molto lento, quindi rallentava molto le giocate, sembravano due squadre macchinose, quindi una partita strana, secondo me, magari con un po' più di coraggio, un po' più di personalità, secondo me la potevamo incanalare in un'altra maniera. Quel penalty non dato, il fallo è sembrato netto, poteva cambiare la storia di questa partita? Ma sicuramente era un episodio positivo per noi che poteva influire nel risultato, sicuramente. Ovviamente forse ci ripetiamo Leone, però questo Pescara può ambire alla zona playoff? Ma può ambire se facciamo qualcosina in più sul campo, che altrimenti le chiacchiere se le porta via il vento. Possiamo parlare quando vogliamo, poi bisogna andare in campo e dimostrare che dobbiamo entrare nelle prime otto, quindi per arrivare tra le prime otto c'è bisogno di qualcosa in più da fare in campo. Così dunque Luca Leone. Aldo, prima della telefonata volevi dire qualcosa su queste interviste? Lo vedo sempre con piacere, perché Luca Leone per me, io mi ricordo a Lanciano, ha fatto miracoli portando dei giocatori di qualità. Sì, sconosciuti.
sconosciuti che oggi sono tutti in Serie A, e questo, i portieri, le ali, Sepe, Cragno, De Collo, il terzino, quello che si è fatto male, adesso non mi viene il nome, ex Atalanta adesso del Milan, Conti, che io quando lo vidi era un fuscellino, dico ma tu correvo, cioè ha portato giocatori di qualità, Cerri, quindi a pescare evidentemente è un po' frenato, perché molto probabilmente se portasse questi giocatori sconosciuti la gente storcerebbe il muso, vedi come il calcio è. Certo, e io faccio un esempio, io l'altro giorno ho visto l'Atalanta. Sì. L'Atalanta ha fatto un partitone contro tutti i giovani. Loro, ecco quello è il lavoro che dovrebbe fare il Pescara, ma non appena subito lanciarli. Guarda, l'Atalanta prima cominciava Favini, adesso c'ha con un allenatore che stiamo però parlando di due realtà è un'altra leggermente diverse. È un'altra, ma se non si comincia, non è mica il primo caso. L'Empoli. Io non so se Fabio, prima ho detto a Fabio, mi fa piacere che lui sia a Francavilla, perché è uno che con la palla, deve del tu. Certo. Quindi insegna i ragazzi a dare del tu alla palla ed è molto importante. Insegna la qualità. Ecco, allora ci voglio. Una volta c'era il maestro della tecnica, anzi una figura che è stata rispolverata nei settori giovanili, per esempio nell'APD Valle del Vomano, dove c'è Tiziano De Patri, il maestro della tecnica è Saggiomo, non so se tu ci hai giocato insieme, no. Forse l'avrai affrontato, ex San Mettese, Avellino anche lui. Adesso dirò una fesseria, è ora che si ritorna al muro e alla forca, ma è così, invece fanno il torello e il muro e alla forca. Il problema è tutto qui, manca la palestra nella strada, esatto. Che formava e forgiava i giovani, questo. Ci porterebbe questo discorso a fare una puntata intera proprio sui giovani e sullo scadimento a livello qualitativo che c'è purtroppo, soprattutto a livello nazionale, perché se la nazionale non si qualifica ai mondiali ci dobbiamo anche qualche motivo ci sarà. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Sì, pronto, buonasera, Luca da Pescara. Salve Luca. Allora, la squadra è modesta. Purtroppo non c'è nulla da fare, oramai lo abbiamo capito, frutto di una campagna acquisti estiva sbagliata e di un mercato di gennaio scellerato. Mandare via gente come Ganz, come Balzano, come Zampano, come Benali per prendere giocatori di livello scarso come quel signore che ha giocato oggi, Yamga. Insomma, dimostra che la squadra non va bene. Forse dovreste avere il coraggio di dirlo questo. Sì, perché non l'abbiamo detto? Forse non ci ha seguito. Non ci ha seguito, forse. Forse non ci ha seguito? Ma guardi, io non forse riesco, era distratto. Non ha acceso adesso il televisore, si è sintonizzato adesso. Vabbè, questo è il mio parere, è tutto qui. Beh, però insomma non risponde alla realtà. Ci può stare, no? Va bene, la invito ad essere un po' più attento. E comunque insomma noi le argomentazioni le facciamo come vogliamo, ma poi la sintesi è sempre quella, che la squadra è tutt'altro che eccelsa. Abbiamo detto, forse io mi sono ripetuto in queste settimane non so quante volte, per non mancare di rispetto ai giocatori, lei li chiama scarsi, li definisce scarsi. Io non mi sognerei mai di definire un giocatore scarso, ma perché io faccio il giornalista e lei fa il tifoso. E ha chiuso la telefonata. Prego, Fabio, volevi aggiungere qualcosa? Ma rispetto a questa considerazione potremmo stare un po' ad argomentare almeno 10 minuti, perché poi il sunto è questo, che se un giocatore non ha voglia di mettersi a disposizione di un allenatore, certo. Qua parlo in questo caso specifico di Benali, e pretende di giocare dove dice lui, quando poi c'è un allenatore che vorrebbe farlo giocare in un altro ruolo, di cosa stiamo parlando? Certo. Cioè, è chiaro che un giocatore scontento è meglio mandarlo via. Bravissimo. Idem con Patate, Zampano, che per rendimento chiaramente era obiettivamente sotto gli occhi di tutti, non stava rendendo per le qualità che ci ha fatto vedere prima, e voleva tornare in Serie A, e quindi giustamente la società è d'accordo con l'allenatore, presumo, perché poi c'è una linea e penso si confronteranno, al di là delle battute che si fanno il presidente con l'allenatore, penso che si parleranno,
penso che sia stata una linea condivisa. Cioè io dico 100 volte meglio un Balzano che ha meno gamba di 6 anni fa per ragioni anagrafiche che uno Zampano che magari non ci sta con la testa perché vuole la Serie A, magari anche giustamente dal suo punto di vista. Massimo, ma si vedeva lontanamente che giocava svogliato. Chiudo il discorso, ma non tanto per quello che poi rendono nei 90 minuti del sabato. Sì. È perché durante la settimana poi hanno un atteggiamento deleterio che trascina magari qualcuno del gruppo e non fanno lavorare bene la squadra, e quello è il problema. E tu porti la tua esperienza da allenatore del campo perché sei sul campo tutti i giorni con i ragazzi e quindi sai di che cosa stai parlando. È chiaro che... perché poi dopo anche un compagno di squadra non è nelle condizioni di poterlo appendere al muro perché sono allo stesso livello, diventa complicato pure la gestione di questi comportamenti un po' indolenti e fastidiosi che trascinano poi comunque non fanno allenare bene la squadra. Assolutamente, sono in perfetta consonanza con te. Non so se c'è un'altra telefonata, la mandiamo in onda, altrimenti ascoltiamo Zeman a fine partita dopo lo 0-0 di Chiavari. Attendo lumi dalla regia del nostro Roberto Cherchi che ci guida in modo come sempre impeccabile. Non c'è nessuna telefonata per il momento, allora ascoltiamo Zeman circa 1:15. A parte poche cose, 3-4 volte abbiamo giocato la palla dentro area che poteva dire qualche cosa, poi abbiamo giocato troppo orizzontale. Purtroppo è diventata la cosa che si ripete troppo spesso. Io ripeto, noi dobbiamo giocare più in verticale, cercare di ribaltare e giocare. Dentro area qualche pericolo abbiamo anche creato, ma non eravamo abbastanza convinti di poter sbloccare il risultato. Poi direi ultimo fallo dentro area di rigore, e a detta di tutti rigore manca quello. Ma è strano perché l'arbitro ha fischiato tanto, nel senso ha fischiato quasi tutti i contrasti. Uno dei pochi che non ha fischiato per me era decisivo per la partita. Ma oggi parlare di promozione diretta è utopia. Noi dobbiamo cercare di vincere partite come quella di oggi. Magari ora abbiamo due partite in casa, speriamo di riuscire a fare risultati pieni. Beh, insomma, come dare torto al Boemo proprio sull'episodio che a conti fatti è stato decisivo in pieno recupero, il fallo netto, evidente, solare di Lamantia su Bonino nei 16 metri avversari, ripetiamo, Bonino aveva sostituito da qualche minuto Pettinari. Purtroppo non abbiamo l'immagine, quindi no, ma sai che cosa stiamo penso parlando che... diciamo così al buio, adesso, però tu hai visto la partita. Io ho visto la partita, sai cosa penso che abbia anche ingannato l'arbitro? Il fatto che se tu vedi Bonino veniva avanti e Lamantia andava indietro senza guardare, comunque ha fatto il fallo. Secondo me non se l'è sentita, non se l'è, non se l'è, il fallo l'ha fatto. Però ha sbagliato perché come ha detto Zeman praticamente ha fischiato tutto. Però oggi, molto probabilmente alla fine ha detto 0-0 risultato giusto e non se l'è sentita. Questo probabilmente, è solo, probabilmente. Comunque non è stato un arbitraggio eccelso oggi. No, assolutamente. Allora, sono le 20:53, dobbiamo parlare anche di Serie C e di Serie D, però prima ascoltiamo Vincenzo Fiorillo, così chiudiamo l'argomento Pescara. Vincenzo Fiorillo, sempre a caldo, al termine della partita, al microfono di Paolo Durante. Leone ha detto che con un pizzico di personalità, di coraggio in più, il Pescara avrebbe potuto vincerla. Ecco, su questo aspetto, su quello che ha detto Leone, che cosa vi sentite di dire, Fabio? Beh, è chiaro che queste sono partite che sulla carta puoi usare qualcosina in più, però come ho detto prima ci sono gli avversari che a volte non ti permettono di esprimerti, che si difendono bene, tutti 10 sotto la linea della palla, non ti fanno ragionare, non ti danno tanta profondità e di conseguenza diventa una partita difficile. È chiaro che, come ha detto il direttore, si poteva provare a fare qualcosa in più. Queste sono partite trappola, però devo dire che cosa è mancato oggi al Pescara. Non è andata con la per vincere, è andato lì, vediamo cosa succede, ecco. Non è andato lì, dice oggi devo fare risultato a tutti i costi. Infatti se vedi l'inizio, subito è stato Lentella che ha preso in mano
molto in maniera confusa. Beh, è stata una partita molto fisica, soprattutto molto, nel primo tempo. Faccio stare molto scorretto, però sì. non ha dato l'impressione no. di oggi per me una partita da ultima spiaggia. Quindi è mancato un pizzico di coraggio, sì, convieni con il direttore. Evidentemente anche loro e l'allenatore sanno quelli che sono i limiti della squadra. Perfetto, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport e poi ascolteremo Fiorillo, è caduta la linea, allora andiamo ad ascoltare il portiere del Pescara che è stato autore di diverse parate. Di fatto è stato il migliore della per Pescara, perché è stato impegnato sicuramente più del portiere avversario che non ha fatto interventi, il pescarese no. Jacobucci. Andiamo ad ascoltare Fiorillo. Come ho detto prima, la difficoltà magari di queste parate nasce in primis dal terreno di gioco, che con un clima come oggi comunque è un campo difficile per un portiere. Credo che forse la parata del secondo tempo sul tiro a giro di Aramus è stata importante per il momento della partita, perché Lentella aveva queste ripartenze sporadiche dove cercava appunto di chiudere sempre l'azione, aveva gente che calcia bene da fuori e hanno provato appunto con quest'arma e niente, rimane un po' di rammarico per non aver dato continuità al risultato di sabato scorso. Come si è detto in passato, quando prendevamo magari qualche gol in più, che la fase difensiva appunto nasce dal davanti e può essere anche vero che la fase offensiva nasce da noi, da dietro. È un discorso forse di accompagnare di più, di rischiare qualcosa in più, magari sono tanti fattori, ecco. È vero che ultimamente facciamo magari un po' fatica tutti insieme ad arrivare a chiudere l'azione, però dal mio canto il dato, ecco, positivo di prendere meno gol sicuramente mi fa piacere e può essere comunque un punto di partenza importante e non viceversa. I numeri, 5 gol fatti nelle ultime 8 partite da quando è partito il digiuno di Pettinari dallo scorso 8 dicembre. Di contro però la squadra sembra essere stata registrata meglio nelle retrovie, soprattutto in fase di non possesso. Insomma, la coperta rimane corta. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport e poi pubblicità. Massimo, ciao, buonasera. Sono buonasera. Alessandro. Sandro? Alessandro. Salve Alessandro. Ciao Massimo, buonasera agli ospiti. Tanto l'abbiamo detto tutti quanti questa sera, il problema è che la cosa è da parte destra della classifica. Però dopo che cosa succede? Arriva Sebastiani e dice che i playoff non si centrano, è un fallimento. C'è uno scarto tra quello che sosteniamo tutti e quello che lui dice, e non c'è un grosso contraddittorio. Ecco, quando Sebastiani vi dice che la squadra è da Serie A, non vedo, ecco, da parte della stampa un contraddittorio efficace, tutto qua. Quindi cioè praticamente no, ti blocco un attimo Alessandro, ti do del tu col massimo rispetto, cioè Sebastiani dice se la squadra non c'entra i playoff è un fallimento, allora il giornalista dovrebbe prendere Sebastiani e sbatterlo al muro, che no, cosa stai dicendo? No, assolutamente, cioè, noi più che dire, scusa Alessandro, che è un'esagerazione, non so che cosa si dovrebbe fare di più. No, se tu l'hai detto che è un'esagerazione, hai fatto bene, io me lo sono perso, purtroppo non è che posso ascoltare. Non solo tu, anche l'altro che ti ha preceduto forse si è perso. Vabbè, io purtroppo... In quanto al rispetto, guarda, penso di non essere secondo a nessuno, mi sono posto con la massima educazione verso di voi. E a me nel complesso, però, magari a parte questo tuo intervento, mi sembra ci vorrebbe dovresti più stimolarlo Sebastiani, secondo me. Vabbè, però può darsi pure che qualche altro collega la pensi in modo diverso, quindi non è
Cioè, la verità poi sta sempre nel mezzo. Io mi riferisco a quello che cioè, non è detto che io abbia ragione o che abbia ragione solo Sebastiani. Può darsi pure che la verità sia nel mezzo. Io penso che questa squadra non ha qualità, lo sta dimostrando soprattutto nel reparto offensivo, e quindi quello che sta facendo va bene, nel senso che, anzi, secondo me Zeman sta facendo anche di più di quello che mi sarei aspettato. Però, no, ma concordo con te, perché è una mia opinione, è il migliore. Cioè, no, in questo concordiamo tutti, Zeman è il migliore, a parte che al Pescara manca un centrocampista come Fabio Ferrarese, ad esempio, questa è la cosa importante. Tra l'altro, con la qualità di Fabio, sì. Quindi, niente, e con tutto questo abbiamo concrete possibilità di fare playoff, se li facciamo normalmente andiamo in finale, quindi vedete un po' voi. Va bene, grazie Alessandro, con questo auspicio ti saluto. Noi ci fermiamo per pochi istanti e poi parleremo del Teramo col servizio Feralpi-Salò Teramo 1-1, un pari davvero prezioso per la squadra di Ottavio Palladini in 10 uomini, espulso in maniera inspiegabile, poi vedremo le immagini, Varas in secondo tempo, Feralpi-Salò in vantaggio e poi il pareggio di Fratangelo, e parleremo anche di Serie D con la sconfitta purtroppo interna, si è giocato al Castrum, all'ex Castrum di Giulianova del San Nicolò, che è stato superato 4-2 dal Campobasso, tra pochissimo. Bene, apriamo la pagina di Serie C, le 21:08 minuti, sempre con Aldo Fattore e Fabio Ferraresi. Vediamo un po' quello che è successo nell'ambito del quadro della 26esima giornata nel girone B del campionato di Serie C. Questi i risultati a Fano: Vicenza batte Fano 1-0, ha deciso Ferrari, ex Lanciano, al 36esimo minuto. Tra l'altro poi è stato espulso nel Fano Varano, doppio giallo, quindi il Fano ha concluso la partita in 10 uomini, quasi per un tempo in inferiorità numerica. La Triestina ha prevalso sull'Albino Leffe 2-1, le reti di Montella per l'Albino Leffe, poi la rimonta della Triestina con Arma che dir si voglia, e Libutti, la Triestina di Principalli, che è stato un ex calciatore. Quindi della Triestina, Sannino si è dimesso. Si è dimesso proprio la scorsa settimana, e dunque squadra al secondo, perché Principalli era il secondo di Sannino. Bassano batte Fermana 4-0, il Bassano sarà la prossima avversaria del Teramo, si giocherà il Bonolis sabato prossimo alle 16:30, Bassano di Colella che aveva sostituito Maggi qualche settimana fa, Tronco, doppietta di Diop e Minesso. Feralpi-Salò Teramo 1-1, tra poco la sintesi, espulso Varas al 57esimo, al 71esimo Guerra ha portato in vantaggio la Feralpi-Salò di Beggi, perché si era dimesso anche in questo caso Serena la scorsa settimana, la squadra all'allenatore delle giovanili Beggi, che è stato confermato. Tra l'altro la Feralpi-Salò aveva vinto 3-0 a Pordenone nel penultimo turno, e poi l'autorete di Martin, ma su iniziativa di Fratangelo. Padova batte Ravenna 2-0, doppietta dell'ex attaccante del Chieti Guidone, che sta disputando un'ottima stagione. Poi Reggiana batte Sant'Arcangelo 1-0, gol di Ghiringhelli, difensore centrale. Scuola Milan hanno riposato Renate e Sud Tirol, domani si giocherà Gubbio Pordenone affidato a Rossitto dopo l'esonero di Colucci. Hai dimenticato San Benedetto Semestre è giocata ieri 0-2, e stanno, e mi sa che la posizione dell'allenatore è Capuano, sì, che va malissimo in casa, ha vinto credo una o due partite. Ieri l'ho vista, dopo l'ho registrato, per l'amor di Dio. Assolutamente, vediamo la classifica di questo campionato, ormai il Padova, insomma, salvo, no? L'allenatore salvo suicidi, però il Padova tornerà sicuramente in Serie B, 48 punti, vabbè, la squadra più forte a disposizione l'allenatore Bisoli. Feralpi-Salò 37, Reggiana e Bassano 36, San Benedettese 35, Renate Triestina 33, Sud Tirol, Mestre, Albino Leffe 31, Pordenone, Vicenza e Fermana 30. Sì, ha suonato Colucci. Sì, infatti l'ho detto prima. La squadra adesso è stata affidata a Rossitto. Gubbio 27, Teramo, Ravenna e Sant'Arcangelo 23, Fano 19. Siamo sicuri che ha 23 punti? Sì, il Teramo che ha agganciato Ravenna e Sant'Arcangelo, mi pare, non lo so se c'è qualche errore. Comunque andiamo a vedere il servizio del Teramo, che ha pareggiato a Salò. Tra l'altro proprio a Salò risale l'ultima vittoria esterna del Teramo, lo scorso anno 7 maggio 0-1, ultima partita della stagione regolare dello scorso anno. Allora 1-1, vediamo il servizio di Enrico Giancarli.
Il Teramo conquista un buon punto, finisce 1-1 sul campo della Feralpi Salò, un punto che diventa oro colato visto l'andamento del match con i Diavoli in 10 per buona parte del secondo tempo dopo la contestata espulsione di Varas. Ed è un episodio che andrebbe visto e rivisto per cercare di capire le motivazioni che hanno spinto il direttore di gara Donda ad estrarre il cartellino rosso. Dalle immagini non riusciamo a darci una spiegazione. Il Teramo dunque penalizzato dal 57esimo minuto del secondo tempo, nei primi 45 sostanziale equilibrio in campo, senza occasioni né da una parte né dall'altra. Ed è proprio l'episodio incriminato che potrebbe cambiare l'andamento del match. Qualche minuto più tardi è Marchi che di testa da ottima posizione alza la mira, poi al 70esimo arriva il gol del vantaggio. Ma anche in questo caso ci sono le proteste da parte del Teramo. L'azione è infatti viziata da un pregresso fallo ai danni di un giocatore biancorosso sugli sviluppi, gran destro di Guerra che trova l'angolino basso. Sotto di un gol e con l'uomo in meno il Teramo firma il suo piccolo miracolo. Fratangelo, da poco entrato in campo a 10 minuti dal termine, parte sul lato corto dell'area di rigore e lascia partire un tiro cross che trova una deviazione e termina in rete. 6 minuti di recupero, ma non succederà più nulla. Feralpi e Teramo chiudono sull'1-1, ma che rabbia per l'ingiusta espulsione di Varas. Davvero ingiusta l'espulsione combinata a Varas, l'arbitro Donda di Cormons, errata corrige nel senso che era giustissima la classifica e quindi mi scuso con i miei colleghi, la classifica è quella reale, cioè Sant'Arcangelo e Ravenna hanno 23 punti insieme col Teramo che ha agganciato appunto Ravenna e Sant'Arcangelo al penultimo posto, entrambe hanno perso, il Fano rimane a 19, è stato sconfitto in casa, quindi più 4 sul Fano, sempre in zona playout, ricordiamo che a fine stagione il retro succederà una sola squadra al termine dello spareggio tra ultima e penultima. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dottor Seta, sono Luigi. Salve Luigi. Chiamo da San Buceto, San Giovanni di Latino. Sì. Dunque, io volevo dire la mia per quanto riguarda il campionato di quest'anno, se era possibile, insomma. Certo, come no, ha chiamato e quindi le diamo questa possibilità, ci mancherebbe. Molto gentile, grazie. Dunque, noi l'anno scorso eravamo in Serie A, no? Sì. Abbiamo preso il cosiddetto paracadute, sì, per la retrocessione e quindi quest'anno è costituito una squadra, diciamo, non è tanto eccellenza, diciamo così. Sì. Allora io devo pensare che se 2 più 2 fa 4 su paracadute e non hai allestito, allora, diciamo non è lontano eccellenza, diciamo una giocata classifica, allora pensare in buona fede, dico che tu società hai fatto dei sacrifici, uh-huh, per quest'anno stai facendo dei sacrifici, sì, cioè ti sei affidato a un maestro che lancia i giovani e stai facendo dei sacrifici, quindi non hai speso quello il paracadute e più le altre vendite che hai fatto su dei giocatori, non le hai spesi e hai preso dei giocatori cercando di valorizzare i giocatori di altre squadre e quindi questo per quest'anno significa sacrifici, mi sta bene, un anno ci può stare e questo però c'è un fondo di verità, questo ragionamento, il fondo di verità si vedrà a giugno scade il contratto di Zeman e poi vediamo che cosa succede, perché se fai la stessa cosa, se ad agosto rifai lo stesso programma di quest'anno, allora c'è qualcosa che non mi quadra. Io lo vedo così, dottor Profeta. Perfetto, quindi staremo a vedere, insomma. Io penso che per un anno un sacrificio lo puoi, sì, fare. Secondo me il dottor Sebastiani ha fatto un sacrificio e ci può stare. Perfetto. Se lo fai per 2 anni di seguito non mi sta bene più, nel senso non mi sta bene da un punto di vista di tifoso, diciamo, ecco. Perché poi la società la gestisce lui, ovviamente, è chiaro, lui sa come stanno le cose, quello che deve fare, ovviamente. Perché non ci dimentichiamo che città che sono 3 volte Pescara, tipo Modena, sono sparite, sì, dal calcio. Queste, certo, cose dobbiamo anche rimarcarle, insomma. Assolutamente, anche il Vicenza è in grave difficoltà. Il Vicenza c'è difficoltà, certo. L'Ancona, non dimentichiamo l'Ancona. Bravo, sì, ha ragione. Macerata. Non dimentichiamo l'Ancona, insomma. Perfetto. E quindi, voglio dire, però io rimarco il fatto che a giugno, vediamo a giugno. Devi rifare quello che hai fatto nel 2015.
Perfetto. Altrimenti non mi sta bene più tutto qua. Buonasera, grazie. Grazie. Beh, mi sembra molto obiettivo, no? Anche condivisibile come ragionamento, Fabio e Aldo. Sì, no, io tra le righe leggo che lui, giustamente da tifoso, dice che quest'anno abbiamo un attimo contenuto i costi perché avevamo anche dei contratti pesanti dall'anno scorso da gestire, il prossimo anno bisognerebbe reinvestire qualche soldino, se ci stanno sti soldi, non so certo. Che poi comunque le spese tra IVA rateizzata, tra gestione corrente e quant'altro, certo, bisogna vedere, sto paracadute di quant'è soprattutto, cioè ogni quanto arrivano le tranche, penso nei 3 anni, no? O un po' ogni anno. Tu dici del paracadute? Esatto. Questo no. Sinceramente non lo so. I tecnicismi non li conosciamo nemmeno sincero, noi. Sincero non lo so, non conosciamo bene questa materia. C'è un paracadute, certo, bisogna capire. Tu che sei stato un dirigente sportivo sai come viene erogato il paracadute? No? Ma il fatto è questo, quest'anno non dovrebbe avere il paracadute, l'anno scorso ho avuto il paracadute dalla B. Adesso non so se... Per quest'anno? Non in unica soluzione, mi pare. No, esatto. C'è diversi scaglioni. Sì, è frazionato. Viene frazionato. Solamente che il problema è questo qui. Adesso finiamo questo campionato. Io ho una mia impressione, che difficilmente Zeman rimarrà anche l'anno prossimo. E sono convinto che Sebastiani mischierà un po' le carte. E spero che si affidi a un allenatore che poi faccia subito bene, che sia gradita la piazza, se no ci troviamo un'altra volta. Certo. Staremo a vedere. Io avrei una mia idea, ma... La vuoi dire subito? No, ma... Vabbè, dilla, no, se hai un'idea... No, se io fossi Sebastiani prenderei Vivarini allenatore. Vivarini come allenatore. Perché sappiamo il valore di Vivarini, certo lo metterei in condizione di avere una squadra discreta. Ottimo allenatore, bravissima persona, non c'è dubbio alcuno. Vedremo quello che accadrà, ci dobbiamo fermare per l'ultima volta e poi commenteremo queste immagini, questa partita del Teramo, fa discutere non poco l'espulsione combinata a Baras, motivi a quanto pare, insomma, mi sembrano inesistenti. Il gol del Feralpi. No, l'espulsione di Baras. A parte l'espulsione, il gol del Feralpi è venuto da una spintura, era fallo su un giocatore del Teramo. Tu dici che Ilari è stato spinto? Sì, è stato spinto. Ma non lo so, poi magari faremo commentare anche da Fabio. Mi sembra aver visto così. Allora andiamo in pubblicità, restate con noi. Bene, torniamo in diretta da studio, abbiamo mandato in onda anche il servizio del San Nicolò, però velocemente Roberto, mandiamo in onda anche le immagini della partita del Teramo, vorrei che commentassero gli amici in studio, Aldo Fattore e Fabio Ferraresi, i momenti salienti, i momenti chiave della partita, l'espulsione di Varas per esempio, che insomma è sembrata davvero inventata dal direttore di gara. Chissà che cosa di grave abbia detto, perché il rosso diretto addirittura. Ma non mi pare che abbia detto lui. Perché possiamo tornare un attimo indietro, Roberto, proprio velocemente, perché c'è stato, ci sono state le scintille con un avversario, però niente di che, cose che accadono, no Fabio, no? Praticamente a me sembra che la spinta la dia l'altro, tra l'altro. E l'arbitro sta subito in rosso. E infatti questo è una cosa inspiegabile. Guarda un po'. E poi invece, come diceva Aldo, sul gol della Feralpi ci può stare il fallo su Ilari, può stare? Sì. Perché sembrava che ci fosse una spinta molto evidente. Comunque questa è un'espulsione inventata. Io vorrei vedere il gol della Feralpi. Allora vediamo il gol della Feralpi. Ho avuto l'impressione, perché l'ha fatto vedere una, perché io non l'ho vista la partita. Sì, andiamo avanti con le immagini, Roberto, e poi manderemo in onda il servizio del San Nicolò. Purtroppo sul gol della Feralpi per la squadra ho visto una spinta su un giocatore del Teramo, adesso può darti mi sbagli. Il giocatore del Teramo era Ilari, se non vado errato. Sì, sì. Però, insomma, secondo te è stato un intervento meritevole? Vediamo, aspetta, adesso lo calcio di punizione, vediamo un po'. Ecco qui, l'azione successiva. Eccolo qui, c'è un traversone da sinistra, no, neanche questo, tra poco ci arriviamo. Eccolo qui. Guarda che spintone che gli ha dato, hai visto? Guerra, che poi ha segnato. Stava per entrare, per me è punizione. C'era fallo secondo te, Fabio? Guarda che spintone che ha dato, stava per entrare. Lui correva dritto e l'avversario arrivava lateralmente, quindi ci può stare che l'abbia sbilanciato. Nella dinamica della sua, si può fischiare il fallo secondo me. Si può fischiare, sì. Però ecco, sul tiro mi è sembrato irresistibile.
Bifulco poteva fare meglio. C'erano tante gambe lì davanti, probabilmente non l'avrà vista. L'ha vista all'ultimo momento. Forse l'ha vista all'ultimo momento. Massimo, il punto preso oggi. Ecco, il gol, no, sta andando in onda anche il gol di Fratangelo. Ecco, l'è andato vediamolo. È stata una bella iniziativa personale e poi l'autogol comunque, di Martin. Questo ragazzo segna gol importanti anche l'anno scorso. In momenti di crisi viene pure lui. Hai ragione. Io quello che ti voglio dire, il Teramo oggi, questo punto per la fiducia è un'importanza assolutamente. Però io voglio sperare una cosa, dato che per la Serie C per Teramo è una cosa importante, io spero che ci sia un momento che si ricompatti tutti quanti. Lo so. Le critiche fatele alla fine del campionato. Hai ragione, questo è un vecchio problema. Allora, 21-24, dobbiamo andare velocemente, seguiamo quello che è successo all'ex Castrum di Giulianova, purtroppo sconfitta interna per il San Nicolò di Fabio Montani, vince il Campobasso 4-2, vediamo. Una delle migliori partite disputate, ma con zero punti conquistati. Contro il Campobasso, la Virtus San Nicolò incassa 4 gol, subendo la rimonta dei Lupi Molisani. 4-2 il punteggio finale per la formazione allenata da Antonio Foglia Mazzillo, che si porta a ridosso della zona playoff. Nonostante le assenze pesanti dei difensori Benvenga e Capozzi e dell'attaccante Varsi, al Tiberio Orsini di Giulianova e Rossoblù hanno sfoderato carattere. Quello stesso carattere messo in campo anche dalla compagine di Montani, che si è affidato in attacco a Moretti e Giampaolo e alla spinta laterale di un ottimo Liguori. Dopo 10 minuti gli ospiti comunque sbloccano, punizione dalla destra e intervento di Del Duca che supera Cannella. Il vantaggio ospite non stordisce affatto Petronio e compagni, che tengono bene il campo anche se soffrono parecchio la verve di Augustus, che al termine dell'incontro risulterà tra i migliori. Non si potrà dire la stessa cosa dell'arbitro Baronti di Pistoia, il peggiore in campo. Nega un paio di rigori, uno per parte, ne concede due, estrae male i cartellini gialli. Al 22esimo Liguori va giù, gli estremi per la massima punizione ci sarebbero tutti, non per il fischietto toscano. La gara resta vivace e promette emozioni e gol. A protestare per un penalty non concesso e non a torto sarà al 37esimo il Campobasso. Biancazzurri arrembanti sfiorano il pari su un'incornata di Bagaglini, pari che arriva su calcio di rigore in pieno recupero, concesso questa volta per fallo su Liguori su una grave ingenuità di Danucci. Il numero 7 della Virtus si lascia ipnotizzare, Landi respinge ma direttamente sui piedi di Liguori, che timbra il tap-in vincente. Veementi le proteste dei giocatori ospiti, che sulla respinta del portiere volevano il fischio che decretava la fine dei due minuti di recupero, ma l'arbitro aveva optato per altri 60 secondi di extra time perché si era perso del tempo. Nella seconda frazione bisognerà aspettare oltre un quarto d'ora prima di vedere un'azione degna di nota. Capita Moretti, che evita il fuorigioco e si presenta solo dinanzi a Landi, che gli nega la gioia della rete. Il gol è comunque nell'aria, arriva poco dopo al 22esimo e porta la firma di un ex Bontà, lesto a battere a rete la spizzata di De Santis sulla punizione di Petronio. Il tecnico rossoblù ordina subito due cambi, fuori Gerardi e Bolzan, dentro Marzano e Ribeiro. Mosse azzeccate, il volto della partita cambia. Mozzoni commette un ingenuo fallo da rigore che Balistreri trasforma per il 2-2. Moretti potrebbe riportare di nuovo i suoi avanti, ma Landi ancora una volta si supera. La Virtus regala un corner ai rossoblù, dal quale nascerà il nuovo vantaggio ospite con la doppietta di Del Duca, che svetta più in alto di tutti. E a 5 minuti dalla fine Ndiaye commette una grossa ingenuità a metà campo. Marzano va via sulla sinistra e serve poi un assist al bacio per la corrente Augustus, che corona la sua prestazione con il quinto centro stagionale, facendo esplodere di gioia i tifosi molisani giunti a Giulianova. Per il San Nicolò un'occasione mancata per staccarsi ulteriormente dalla zona playout, ma giocando così ed evitando di commettere errori la salvezza può essere centrata. Peccato per il San Nicolò, servizio di Lino Nazionale, dobbiamo chiudere, ricordiamo gli impegni degli abruzzesi domani in Serie D, l'Aquila a Castelfidardo, una delle rivelazioni di questo girone, Francavilla ospiterà la Recanatese, caro Fabio, 11 risultati se non vado errato, utili consecutivi per la squadra di Iervese, adesso bisogna concretizzare. Beh, no? Domani è un'occasione ghiotta per metterci proprio lì,
prepotentemente, certo. Che sarebbe veramente un traguardo. Playoff ad un punto. Anche se molti pensano che sia scontato, non lo è assolutamente, per come siamo partiti, per le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio. Poi la Vastese a Grottammare contro il Monticelli, alle 15 Nero Stellati Matelica al Barbati di Pescina, Agnonese Avezzano, San Giustese e Pineto, il Barbati di Pescina che Fabio Ferraresi conosce molto bene, ex giocatore della Valle del Giovenco. Grazie ad Aldo, grazie, Fattore, grazie per aver accettato il nostro invito, per aver impreziosito questo salotto, altresi grazie a Fabio Ferraresi, in bocca al lupo per il tuo campionato. Un bacione a tua moglie. Come no, grazie, salutiamo a te, Rovina. Grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata. Domani, se non è...